Buonasera dal TG1. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto per evitare la stangata sulle bollette, via libera ad un intervento da 3 miliardi. Il provvedimento era stato annunciato già in mattinata dal Presidente del Consiglio Draghi, che nel suo intervento a Confindustria ha confermato le previsioni di crescita per il 2021, lanciato un patto economico-sociale per la ripresa. Il Governo ha detto non ha intenzione di alzare le tasse. Roberto Chinzari. Nessuno può tirarsi indietro, insieme per costruire una prospettiva di sviluppo. L'appello di Mario Draghi agli imprenditori che gli dedicano una standing ovation. A Confindustria il premier parla di momento storico, un po' come nel dopoguerra, dopo la catastrofe e la ripresa. Oggi il PIL cresce del 6%, più delle previsioni, ma la vera sfida è una ripresa duratura. Un patto economico, produttivo, sociale nel Paese. Il significato è bisogna mettersi seduti tutti insieme e cominciare a parlare di quello che si fa. Il governo assicura farà la sua parte, bisogna mantenere buone relazioni industriali e pace sociale. Davanti a un percorso di riforme servirà la stessa determinazione dei mesi scorsi. Riforma della concorrenza, politiche di reinserimento al lavoro e ancora una governance per spendere bene i soldi del PNRR con onestà, senza ritardi. La crescita superiore alle attese va consolidata, contrastando l'inflazione, evitando ondate di contagio. Anche per questo la scelta del Green Pass, strumento di libertà e sicurezza. Il governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento, come ho detto tante volte, i soldi si danno e non si prendono. Un governo che cerca di non fare danni è già molto, dice, raccogliendo il consenso della platea, ma non basta. Bisogna favorire l'innovazione, una crescita inclusiva. La transizione ecologica è imprescindibile, ma ha dei costi. Nel Consiglio dei Ministri, via libera al taglio di bollette di energia e gas per contenere gli aumenti. Potenziamo il bonus luce e gas per proteggere soprattutto le fasce meno abbienti. Si tratta complessivamente di un intervento di oltre 3 miliardi che fa seguito a quello di 1,2 miliardi avvenuto in giugno. Nella notte italiana l'intervento all'Assemblea Generale ONU, intanto al Food System Summit rilancia, l'Italia è pienamente impegnata per l'obiettivo fame zero nel 2030. Dal presidente di Confindustria Bonomi il giudizio